Gli esercizi dal numero 3 al numero 8 fanno parte, cioè questo è un gruppo di esercizi di Sagredas che racchiude praticamente le note Do, Re, Mi, Fa e Sol. Ok? Prende queste note nei prossimi esercizi e farà un mix di queste note, cercando di capire se abbiamo capito, se abbiamo imparato la lezione e sappiamo dove stanno queste note. Quindi io non spiegherò adesso dalla terza all'ottava, perché sono praticamente le note che ho fatto del secondo esercizio, ma valgono una pulsazione ciascuno invece di durare 4 e sono miscelate per vedere se abbiamo capito. Quindi partiamo con l'esercizio numero 3. Mettiamo il metronomo, 4 quarti. Mettiamo una velocità 20 e iniziamo. Andiamo avanti, possiamo direttamente fare l'esercizio numero 4. Esercizio numero 4 identico, solo cerca di cambiare meglio le note. Mettiamo la stessa velocità. Quindi lezione numero 4, eh. Possiamo fare direttamente l'esercizio anche la lezione numero 5. Iniziamo adesso, battito. Adesso possiamo fare la lezione numero 6. Quindi andiamo a fare la lezione numero 7. E quindi facciamo l'ultima lezione di questo gruppo, che è la più lunga. Facciamo la lezione numero 8, che è più lunga, e a metà della lezione c'è una nota che vale 4 pulsazioni, dopodiché ritorna di nuovo a una pulsazione. Quindi qui finisce questo gruppo che coinvolgeva le note Do, Re, Mi, Fa e Sol. Quindi adesso nel prossimo gruppo ci saranno altre note. Ricordo che in questo esercizio qua, dopo il secondo rigo, c'è una nota, il Do, che deve durare 4 pulsazioni e dopo riprende normale. Ci vediamo al prossimo esercizio.